una recente intervista, la dama di Uomini e Donne Barbara De Santi si è lasciata andare ad una rivelazione inedita. Anche l'ultima edizione di Uomini e Donne è giunta al termine, e in attesa di scoprire tutte le novità e le curiosità riguardo alla prossima, il pubblico di Canale 5 continua a seguire con grande affetto i propri beniamini. In molti di recente hanno rilasciato un'intervista al magazine del dating show, dove hanno raccontato di come trascorreranno l'estate e le vacanze. Gemma Galgani, ad esempio, oltre ad aver rivelato che trascorrerà le vacanze nella sua amata Liguria, si è lasciata andare ad una confessione inedita riguardo l'ultima edizione. La dama del trono Over ha confessato di essere rimasta colpita da un solo cavaliere, e il suo nome è Orfeo. Tuttavia la loro conoscenza ha avuto durata breve. E ancora, Asma Afers e Cristiano Lo Zupone hanno raccontato di come sta procedendo la loro storia d'amore una volta usciti dal programma condotto da Maria De Filippi. Tra i tanti progetti, ci sarebbe quello di andare a vivere insieme in una nuova casa, insieme al figlio dell'ex dama. Uomini e Donne, la rivelazione di Barbara De Santi, ma non è finita. Tra le tante interviste rilasciate al magazine di Uomini e Donne troviamo anche quella di Barbara De Santi. La professoressa mantovana, una volta concluso l'anno scolastico, si riposerà e si godrà un po' casa sua dopo essere stata a lungo in giro per lavoro e a Roma per la trasmissione. Non mancheranno ovviamente le vacanze e trascorrere del tempo insieme ad alcuni amici, ho 2 mesi di vacanza. E innanzitutto mi godrò casa mia perché, tra il lavoro e andare avanti e indietro da Roma, sicuramente il tetto di casa non mi sarebbe caduto in testa. Nel mentre intervallerei questo lungo periodo con pochi giorni qua e là per scoprire posti nuovi e per incontrare amici che non vedo da tempo. In inverno amo chiudermi in casa davanti alla televisione o un libro. D'estate no. Preferisco fare belle passeggiate, prendere un gelato, mangiare fuori, insomma d'estate esco dal letargo. La dama del trono Over, dopo aver parlato della sua estate, ha poi confidato di sentire la mancanza di Maria De Filippi, colei che la capisce con uno sguardo. Di Uomini e Donne mi mancano le emozioni che precedono una puntata in attesa di conoscere nuovi cavalieri e mi manca Maria che mi capisce con uno sguardo e dà sempre la parola per fiducia. Durante i mesi di trasmissione ho dato un grande interesse a una persona oppure completamente ignorato. Non conosco vie di mezzo, in questo momento sono del tutto disinteressata.